Le interviste impossibili. Giorgio Manganelli incontra Casanova. Posso rivolgere una parola, signore? E lei chi sarà mai? Un inviato della Repubblica Veneziana. Messa sulle mie tracce da qualche spia di Francia. Signore, che lei non legga le gazzette, pare chiaro e forse ragionevole. Tuttavia la rallegherà sapere che di Repubblica Veneta non v'è più traccia. Scomparsa? inghiottita dalle acque? Conquistata da Parma e dall'Austria? Scompaginata da un'epidemia di peste, comunque sia menne delizio. Non si perseguita in vano un Casanova. Ma allora chi la manda? Il re di Francia. È un uomo da bene, savio e giusto. Ed attorno uomini che stimo e donne che venero. O non verrà forse da Parma o quel vescovo, la mia memoria vacilla, quel vescovo di... Nulla di tutto ciò, signor Casanova. Solo poche parole, oserei dire, tra amici. Amici? Noi due? Amici? O questa è nuova? Se uno mi si accosta con volto, con fare, con modi d'amico, sa che fa Metto mano al pugnale e lo traggo quietamente dal suo fodero. Nessuno ne sa abbastanza a questo mondo. Confido che lei non mi consideri un suo nemico. D'altronde io spero che lei non userebbe veramente il suo pugnale su chi le parla alla buona, senza armi. E infine suppongo che alla peggio il suo pugnale si rivelerebbe fatto d'aria e di nulla. Lei dunque non mi crede uomo di spada, non pronto a uccidere? Non pronto a incrociare i ferri? Lei mi provoca. Su via, mio caro Casanova. Delle sue imprese sono pieni secoli. Lei non è un uomo, è una leggenda. Come potrei dubitare di quel che lei è capace di fare? Lei è un grande, sebbene non abbia scritto un grande libro, né vinto una grande battaglia, né ucciso un tiranno, né dipinto il trionfo degli idee in Campidoglio. Lei è poeta, guerriero, uomo del destino, fascinoso, charmeur, cantafavole, spadaccino e ruba cuori. Mio Dio, lei mi è stato mandato addosso da una qualche dama invaghita di me, io fuggo, io fuggo. Ma no, nessuna dama, le assicuro. Perché lei non crede che una dama sarebbe capace per il solo amore di questi miei occhi incantevoli di prezzolare spia... Noleggiare sicari è tutto per rapirmi, per avermi lei sola, mentre lei dovrebbe saperlo, io sono amato da tutte e tutte contemporaneamente questo si sa, gli uomini non lo tollerano. Lo credo, lo credo, lei è un fascinoso, un affascinante, per lei i cuori si smariscono per via, lei deve camminare di notte per evitare troppi guasti nelle pace familiari. Dunque è vero, lei è inviato da una dama, il suo nome, presto. Rosalia, Cherubina, Giovanna, la regina di Scozia, la granduchessa di Belfort, signore, alla servizio di chiunque vi siate messo, io vi dico addio, io fuggo. Ma lei ha paura. Ma lei è un rapitore. No, non sono un rapitore, non sono una spia. Sono disarmato, voglio solo un colloquio con lei. Vede, ai nostri tempi che non sono più i suoi, quando una persona diventa un mito, se ne parla sulle gazzette e qualcuno talora viene a pregarlo di una breve conversazione. Ecco tutto. Dunque lei non mi vuole rapire? Assolutamente no. La cosa mi turba. Ero così abituato a, ad essere inseguito dagli agenti delle creature invaghite del mio incredibile fascino che sapermi inseguito per una conversazione, come lei ha detto, mi, mi turba. E mi assicura che non vuole uccidermi così a tradimento. Un pugnale nella schiena? Per carità, uccidere Casanova. Vi sono molti motivi, lei capisce, perché un'impresa del genere mi sembrerebbe, prima che vile, impossibile. Che non mi voglia uccidere può essere. E tuttavia un poco mi avvilisce. E incrociare le spade. No? Niente incrociare le spade. Non si fanno più duelli ai nostri tempi. Ne sapei per quale motivo dovrei duellare con lei. Come per quale motivo? Ma perché io sono più bello, più agile, più astuto. Perché le ho carpito i segreti che le ha affidato il re di Spagna, l'incauto. Perché infine ho fatto mio il cuore della dama che lei in vano corteggiava. Le assicuro che nulla di tutto ciò è mai accaduto e confido che non accadrebbe. Come lei non mi ritiene da tanto? Mi sembra un ottimo motivo per duellare. Oh su, via, basta. Io non ho alcun motivo per duellare con lei. La stimo, la venero, l'ho per mio prediletto. Dunque non devo fuggire. Forse io devo fuggire, di fronte a tante minacce e tanti sdegni. La risposta è buona, sa, ma io sono abituato a fuggire, forse è meglio che fugga come il solito, vede, io sono bravissimo, davanzali, tetti, gronde, cortili, carbonai, pertugi, un salto da un vicolo all'altro, da un balcone in una iola, mi mescolo alla folla. Prendo alla corsa un cavallo in fuga, mi infilo in una carrozza di piazza, mi travesto da maggiordomo, da generale, da prete, da defunto, da chitarrista spagnolo, da soldato disertore, da bali asciutta o da rotino cavalcare a trotto, al galoppo, all'ambio, saltare da una groppa di destriero ad un altro. Ma, fu ma fugge sempre? Praticamente sempre, talora non so esattamente perché fuggo, ma ho imparato che fuggire è sempre saggio. Ma chi fugge? In primo luogo fuggo le donne. Vede, l'idea che si son fatta che Casanova sia un Casanova è un fantasma, nient'altro che un fantasma. Quella mi sente nominare, quell'altra crede di riconoscere la mia calligrafia in un biglietto tenero lasciatole dall'attaio. Una persa vede un fabbro inseguito da un borsaiolo e crede di avermi riconosciuto un giorno nel primo e un giorno nel secondo. Un'altra infine alza gli occhi verso un terzo piano e nel giovanotto col